come si dice, shock ancora, perché è già 2 mesi che loro mi hanno dato questo award, ma ogni giorno faccio così ancora perché non posso credere. Ho cominciato con la cucina italiana perché l'ho imparato tante cose, come l'importanza degli ingredienti e anche che si deve fare tutte le cose con passione. Quello l'ho imparato con la cucina italiana e adesso quando faccio la mia cucina filippina e anche gli altri uso sempre quelle lezioni che l'ho imparato. Both cuisines have very simple flavors, sono i sapori semplici, sono diversi, ma forse è lo stesso, no? La mamma è per fare celebrazione insieme così, e anche forse l'importanza della famiglia. Abbiamo un dessert molto importante che si chiama Halo Halo. Quando si traduce, means mix mix. E per me quello è una parola che, come si dice, descrive la nostra cucina molto bene. Abbiamo piatti aspri, si dice, e anche agrodolce, è una cucina che ha tante influenza. C'è il malay, c'è spagnolo, c'è messicano, c'è anche cinese e anche un po' di americano. È difficile mettere come si dice, una scatola, no? In bo un box. Cosa che ti manca dall'Italia? Un buon caffè, sempre. A Manila non possiamo fare come qui, forse l'acqua è diversa. E anche le 4 stagioni, mi piace molto autunno perché c'è il tartufo e anche primavera perché c'è tanta, come si dice, ortaggi? No, ortaggi che sono molto buoni come agretti. Le mie favorite parole in la lingua italiana è magari, Magari, perché magari? perché c'è, come si dice, hope in italiano, c'è, Speranza. sì, è una parola che è positiva e sempre c'è questa speranza di che qualcosa succede.